ruffa altamente, ma loro si dietro anche da fare per fermare quelli che avevano l'assalto dell'altamura e farsi riconsegnare quando avevano derubato. Pedro Masi dice tutto, è un notaio. Questa storia è fantastica, cioè qua non so come mai ancora nessun regista ha fatto un film. No, ma non ce lo fanno fare, perché questa è un'epopea fantastica. Peraltro di storia del genere il problema di vantaggio, ma questo è un diario di, cioè io credo che questo sia anche superiore al famoso diario di guerra di Che Guevara, perché questo fa questo è qualcosa di superiore, perché è una cosa incredibile quello che è successo in gli episodi delle particole sono stati verificati anche in, ma poi cita, in provincia di Salerno, no? sì ma soltanto... poi cita le gesta di Fra Diavolo, di Pronio, cita quello che è accaduto Donatello, dei nomi Falcetta, cioè è qualcosa di incredibile. E insomma, tornando a noi, questi francesi che poi avevano invaso la nostra terra, derubavano, erano prepotenti. E poi queste storie delle particole, queste storie dei monasteri violentati, eccetera, tutto, ha provocato la vera ribellione. Noi, non meridionali, noi del regno, eccetera, va bene così. è un problema mio. Italici, se possiamo dire. Che poi, in realtà abbiamo sopportato di tutto. Aspettate, scusate. Abbiamo assorbito di tutto. Però questa volta ho detto no, va bene più. Attenzione un attimo, a quel tempo si considerava l'Italia il nostro territorio, perché la parola Italia nasce da un popolo calabrese, italioti, quindi l'Italia sopra si chiamava la Gallia Cisalpina, la Gallia Cispadana, e poi c'erano il regno del Papa, ma la vera Italia era considerata, era il regno l'Italia, non era un'altra cosa. Ecco perché molte volte, come dice Riccardi, la storia bisogna calarsi non con gli occhi di adesso, ma cercare di entrarci con gli occhi di allora e con la conoscenza di allora. Le investigazioni si fanno così, bravissimandosi. Bravissimo. E ora, per approfondire questo, volevo dire proprio se è possibile, passiamo al nostro commendatore, sacro militare ordine di San Giorgio, Costantino di San Giorgio, Eugenio Donadoni. A proposito delle due figure femminili, no, della rivoluzione napoletana, sicuramente la prima è dal Fonseca, è stata una patriota pura, idealista, giornalista. La San Felice invece, come ho scritto proprio l'altro giorno nel mio articolo, è stata un'eroina, non per la morte di patria, ma solo per la morte. Sì. Perché la brava signora aveva due amanti. Uno era Gerardo Bacher, ufficiale capitano di cavalleria borbonica, e l'altro era Ferdinando Ferri, ministro rivoluzionario. Il Bacher, che aveva organizzato insieme ai Ferri e ad altri amici una controrivoluzione per far ritornare i borboni, consegnò alla San Felice un salvacondotto. Dice: senti, se scoppia la rivoluzione, tu con questo ti salvi. La San Felice, che evidentemente teneva di più all'altro amante, io lo andò a consegnare al Ferri, e allora il Ferri fece scoprire in questo modo la rivoluzione dei Bacher, e i Bacher insieme ad altri, erano 12 persone, furono fucilati il giorno prima che entrasse a Napoli. Ecco, ma quello che secondo me è da sottolineare è che noi, diciamo, in più conoscono la figura della San Felice come eroina, perché l'ha ritratta Giacchino Toma, ne ha parlato Dumas, l'hanno parlato ultimamente i fratelli italiani in uno sceneggiato, però è lei l'eroina, non il Bacher, che la poveretta è stata eroina per caso, perché e la conseguenza era un po' confusa anche sugli amori, la conseguenza poi invece di questo episodio la vediamo ancora oggi con l'episodio di Don Placido Bacher, che infatti sono 200 anni che c'è questo culto della chiesa di Gesù Vecchio. Questo si è fatto proprio, come? Si è fatta la cerimonia qualche giorno fa. Eh sì, il sabato scorso è stato il sabato privilegiato. Io, diciamo, sono abbastanza erotto sull'argomento, perché la mia bisnonna era una Bacher, quindi il nipote di Don Placido, quindi in famiglia, ho sempre sentito parlare in famiglia. E il culto di Don Placido, perché si è fatto prete?
si è fatto prete perché è riuscito a scampare al carcere e quindi alla fucilazione, mentre gli altri due fratelli furono fucilati, lui all'epoca 16 anni riuscì. Dopodiché poi ha fatto molto, perché è stato rettore della chiesa di Gesù Vecchio, ha avuto grossi rapporti con la corte borbonica, con Ferdinando II, e ancora oggi il fenomeno strano è proprio questo, ancora oggi dopo 190 anni si leva a Gesù Vecchio il sabato privilegiato, quasi si può entrare in chiesa, nonostante la chiesa abbia la caratteristica di non avere campane, cosa che oggi è rilevante, ma una volta era una cosa importante, che non attirava, non attirava. Questo per esempio, diciamo, quello che è più significativo è che noi conosciamo la figura della San Felice e non quella dei Bacchetti. La San Felice perché ce l'hanno fatta conoscere come un'eroina, ma in effetti allora eroina. La San Felice piace molto ai romanzieri, anche e piace molto, oddio, poverello, adesso poi ci ha rimesso la vera, perché il padre del Bacher, Don Vincenzo Bacher, quando ritornarono in Borbone non si diede pace se non libera la testa della San Felice, diciamo pure quello che è, insomma, una vendetta, diciamo, ma